Buongiorno a tutti, dalla redazione Giornalisti nell'Erba della Unità della Scuola Domenico Giuliotti di Grevecchiatti. Oggi siamo a Firenze, alla sala delle feste del Corium, per assistere ad una cerimonia molto speciale. Infatti siamo stati invitati dal Corium della Toscana alla prima premiazione di persone che si sono distinte in questo anno per la capacità di comunicare messaggi davvero speciali. Si tratta dell'attrice di un libro e dell'autore o dell'attrice della miglior tesi di laurea in comunicazione dell'anno 2017. Ma venite con noi a scoprire di chi si tratta esattamente. Assieme a Francesca Cavallo ha scritto un libro che è stato il caso editoriale dell'anno. È il libro più venduto quest'anno in Italia. È stato presentato l'8 di marzo, la giornata della donna, alla Camera dei Deputati e da allora ad oggi è sempre stato in classifica tra i libri più venduti, è appunto il libro più venduto dell'anno. È un libro che è già stato tradotto in circa 40 lingue nel mondo e allora questo libro, appunto, 100 storie della buonanotte per bambini e ribelli, che proprio in questi giorni credo abbia raggiunto il milione di copie vendute, è stato scritto, dicevo, con Francesca Cavallo e con Elena Fabilli. Sono gli studenti della quinta elementare Domenico Giuliotti di Grevecchiatti e quindi a loro, a voi, che so che conoscono bene il mio libro e che si sono preparati su queste storie, vorrei ricordare queste storie come abbiamo anticipato, celebrano soprattutto la passione per lo studio e per il lavoro. Sono le protagoniste di queste storie sono appunto molto diverse dalle principesse delle fiabe tradizionali a cui siamo abituati. Sono protagoniste che non stanno ad aspettare che qualcuno venga a salvarle con una bacchetta magica con un cavallo bianco, ma studiano, lavorano, combattono per realizzare i propri sogni. Si allenano per correre il Giro d'Italia, come Alfonsina, programmano una navicella per andare sulla Luna, piantano milioni di alberi, fanno carriere per visibili dittatori, cucinano alcune torte scacciasquali e serpano le onde più alte del mondo. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up vibrations. She's giving me the excitations. La quinta elementare della scuola Domenico Giuliotti di Crea Venchianti con la loro insegnante Agata Bacano. E allora io vi inviterei qua. Dopo una storia di lei che non riesca,
C'erano una volta, e per fortuna ci sono ancora, due ragazze coraggiose e determinate. Erano la famiglia Francesca Cavallo. Elena Toscana è una giornalista speciale che riesce a trasformare discorsi difficili in linguaggio semplice e chiaro anche ai bambini. Francesca Pugliese è invece uno scenografo speciale. Attraverso il teatro pare incontrare persone di cultura diversa, che così si scambiano le idee. Elena e Francesca sono due ragazze ribelli, si sono ribellate all'idea di eroe quasi sempre maschile. Infatti, fino a molto tempo fa, e in molti posti ancora oggi, alle donne sono legate molte cose. Oltre ad aver fondato il Book to Labs, un laboratorio innovativo di merito per l'infanzia, Elena e Francesca hanno scritto un libro, Storia della Paranotte per bambini e ribelli. È una raccolta di 100 storie vere di donne di ieri e di oggi, che hanno avuto il coraggio di seguire le proprie idee, anche quando si prova possibile, senza lasciare tutti i guariti né filmare le loro spettacoli che hanno trovato. Un libro che ha trovato, Frida Kahlo, è una donna, apre gli occhi a tutti gli uomini e donne, bambini e bambine di tutto il mondo, che non vogliono arrendersi e che continuano a battersi perché i loro sogni e i loro diritti non vengono lamentati da niente e nessuno. Insomma, una bella Francesca per tutti i mondi felici e contenti, perché è una volta che anche con l'immaginazione si può cambiare il mondo. La storia di Elena e Francesca. La regalerò a Elena. Quando ero un po' più grande di voi, quindi voi siete parecchio bravi perché siete solo la quinta elementare. Io mi è nata quando ero alla fine delle medie, direi, all'inizio, sì, fine delle medie, all'inizio del liceo. Ho iniziato a scrivere degli articolini per un quotidiano locale in Valdarno, che all'epoca si chiamava Valdarno News, mi sembra, non mi ricordo, e quindi scrivevo notizie dal Valdarno e soprattutto dal mio paese, dal loro sistema. E il ruolo del giornalismo oggi? Questa è una domanda difficile. Penso che no, oggi sia ancora più importante di un tempo, perché oggi i canali di informazione si sono moltiplicati, ce ne sono tantissimi, bisogna essere molto più attenti rispetto a un tempo per verificare quali sono le fonti corrette rispetto a quelle invece completamente inventate, quindi è diventato un lavoro sempre più prezioso nella nostra società. Se avessi deciso di scrivere Storia della Paranotte per bambini e ribelli. Guarda, io quando mi ricordo, c'ho ancora un libro che avevo quando avevo la vostra età, che si chiama I Grandi della Storia, ed è un librone con forse più di 100 storie e ritratti di personaggi che hanno fatto la storia, ed erano tutti uomini. E quindi io sono cresciuta con libri, tutti più o meno in quel modo lì, tutti libri in cui sembrava che le persone che hanno fatto la storia, che hanno fatto cose importanti, fossero solo uomini, no? E allora, ora, siccome appunto sto lavorando nel settore dell'editoria per bambini, ho deciso di fare insieme a Francesca un libro che invece raccontasse le donne che hanno fatto la storia e che la fanno anche oggi, perché ce ne sono tante che sono vive, che sono giovani, come avrete visto anche voi. Conosciute molte attraverso i giornali, a volte sono storie che magari di cui i giornali parlano, no? Perché per esempio la storia di Manal al-Sharif, che è questa giovane donna, ragazza dell'Arabia Saudita, vediamo se trovo. Eccola, questa. Questa è una storia di cui i giornali avevano parlato, perché questa è una ragazza che aveva cominciato una protesta in Arabia Saudita, perché in Arabia Saudita le donne non possono
per le donne è vietato guidare le macchine. Lei invece aveva preso la macchina, aveva iniziato a guidare, aveva fatto un video su YouTube, l'aveva postato su YouTube e quindi aveva iniziato una protesta e tante altre donne avevano iniziato a andare in macchina e a guidare. E ora, qualche settimana fa, il governo cosiddetto, perché in realtà è più che un governo, è un regime in Arabia Saudita, ha annunciato che dal prossimo anno le donne finalmente saranno libere di guidare da sole la macchina. Quindi pensate che donna ribelle è questa. Quindi sono storie, sì, che queste, alcune sono quelle contemporanee, si sono scoperte principalmente attraverso i giornali. Ma è ancora viva? Sì, sì, avrà neanche 30 anni questa. Sì, ci ha mandato anche una foto col libro, di lei con questo libro, perché è stato tradotto in inglese anche, quindi ha potuto leggere anche le storie e la sua storia. Ci ha mandato una foto proprio ora, quando hanno annunciato che le donne potranno guidare anche nel suo paese. Quanto è importante e cosa significa essere ribelli oggi? È importante perché, soprattutto per le donne giovani, per le bambine, imparare a essere ribelli, perché tutti tendono sempre a insegnarci invece a essere molto inquadrate, a rispettare delle regole stabilite da altri, invece bisogna imparare a coltivare la propria indipendenza e imparare a sapere che è importante essere liberi e fare le proprie scelte indipendentemente da quello che ci dicono gli altri. Bilancio di sostenibilità quindi per noi è essere ribelli, cioè avere il coraggio di pensare con la propria mente, di leggere e informarsi, di non arrendersi mai, ponendosi domande e portare avanti idee che siano nostre.